abbiamo perdite. Da palla ha eliminato diverse squadre. Sparare a vista. Ricevuto. Io non capisco. Che cosa è cambiato? Cos'era? Intruso nella manutenzione. Sono vicino al turbo ascensore. Poi sarò quasi arrivato. Devo fermarmi. Uccidetelo! Poi penseremo a Tapal! Sono troppo! Padawan, la tua spada laser! Mi dispiace, maestro! Continua a salire, io ti raggiungo! Attivalo, o non riusciremo a scappare. Sì, maestro. Tapale è bloccato al portellone. Mandate rinforzi. Chiaro, Tapale è al di là di quella porta. Sì, ma non riuscirà a passare. Gli ci vuole troppo tempo per aprirsi un varco con la spada laser. Aspetteremo qui finché non sarà circondato. Poi andremo a ucciderlo. Hai sentito? Pronti! Svelto, Padawan! Dobbiamo andarcene! Cal,
Ho sovraccaricato i reattori. L'esplosione coprirà la nostra fuga. Questa guerra non è ancora finita, mio Padawan. Resisti. In attesa del segnale del Consiglio dei Jedi. E non dimenticare. Fidati solo della forza. Sì, maestro. Padawan, è ora che tu venga istruito. Resterai sempre un debole. La tua paura mi è costata la vita! Mi hai lasciato morire, Padawan! Hai la mia morte sulla coscienza! Non sei degno di uccidere! Manchi di volontà, non hai disciplina! Sangue è sulle tue mani, apprendista. Tu sei un fallimento. Sei un debole, un traditore. Tu non sei un Jedi! No! Sto bene. Usciamo di qui. Non so spiegarti, BD. Non riesco nemmeno a capirlo. Non è andata come previsto? Non dire che non ti avevo avvertito. Lasciami stare. Lasciarti stare? Perso e senza difesa in un posto pericoloso. Mai. Bene, adesso basta. Chi sei davvero? Taron Malikus. Ero un Jedi, come te. Abbiamo molto in comune. Non credo. Eh? Siamo sopravvissuti all'epurazione. Le mie truppe mi hanno tradito. Sono stato costretto a ucciderle e scappare in questo posto desolato. L'oscurità qui mi ha quasi preso. Ma io l'ho conquistata. Sei quello che seguono i fratelli della notte? Sì.
ma quei selvaggi rispettano solo il potere. E come sappiamo, la forza è l'alleato più potente. No. No, usi la forza per cercare potere. Questo va contro la dottrina dei Jedi. Questi sono tempi bui. Ci consumeranno se non resistiamo. Insieme. Non mi serve il tuo aiuto. Quella spada laser rotta racconta un'altra storia. Hai visto qualcosa lì dentro, vero? Qualcosa di terribile. Ci sono molti posti simili su Dathomir. Unisciti a noi e posso insegnarti a controllare il suo potere. Unisciti a noi e ti insegnerò a controllare il potere. Parole familiari, Malikos. Sorella Merrin, hai superato i tuoi limiti. Per anni hai detto che i Jedi avevano orchestrato il massacro delle mie sorelle. Eppure eccone uno. E cerchi solo di portarlo nella tua famiglia. Ti era stato detto di affrontarlo. Non hai abbastanza potere, strega! Potere? Sei un folle, Malikos. Dathomir ti ha disfatto. E con la mia sciocca lealtà hai controllato i Fratelli della Notte. A differenza dei Jedi, le Sorelle della Notte non si voltano le spalle. Il nostro legame è eterno. Le tue sorelle sono morte. Sì, le loro tombe sono attorno a te. È ora di andare. Cara ragazza, questo potere va oltre il tuo controllo. Imparerete entrambi quando affronti una sorella della notte di Dathomir. Le affronti tutte! Correte! No. Grise di attivare la Mantis. Che succede? Una sorella della notte ha risvegliato i morti. Mi inseguono. Wow. Che li stai portando qui? Capitano, prepararsi al decollo. Fanno tutte queste streghe morte sulla mia nave? Vai! Non chiedere. Cos'è successo? Hai trovato la tomba? La spada laser del tuo maestro. L'ho visto. Il maestro da palla, io ho visto il giorno in cui è morto, so cosa ho fatto. Calma. Ora è distrutta.
Non ho potuto salvarlo. Cal, eri soltanto un bambino. No! No, so che avrei potuto aiutarlo se fossi stato più forte e coraggioso, se lo avessi ascoltato. Avrei potuto salvarlo. Lo so! Cal, è il momento di dirti quello che mi è successo quando sono fuggita dall'impero. Hanno portato Trilla nella stanza. E quando l'ho guardata negli occhi, mi hanno mostrato quello che ho fatto. Lei era un inquisitore. E in me è scattato qualcosa. Ho perso il controllo all'istante. E ho ceduto al lato oscuro. Li ho uccisi tutti quanti. Non ho risparmiato nessuno. Eccetto lei. E per anni non sono riuscita a darmi pace. Ero distrutta per tutta la rabbia che avevo dentro. Ho provato a reprimere tutto, ma non si può sfuggire a se stessi. A quel punto volevo solo morire. Ma poi ho sentito parlare dell'Holocron. Una scintilla di speranza sulla possibilità di un futuro che poteva farci andare avanti. Alzati. Non posso cambiare il mio passato, né tu puoi cambiare quello del tuo maestro. Ormai è passato e tu, Cal, devi voltare pagina e andare avanti. Come? Ricomincia da questa. Tu ne devi fabbricare una nuova. Cal, sarai messo alla prova. Lo so. Sono pronto. Non intendo solo qui. Ogni Jedi affronta il lato oscuro. Ed è molto facile fallire. Lotti ancora con il lato oscuro, anche se ti sei staccata dalla forza. Noi lotteremo sempre. Ma la prova è questa. È la scelta di non mollare che ci rende ciò che siamo. Adesso è ora di scoprire chi sono davvero. Ehi, Cal! Bel lavoro con i semi, ma nel terrario c'è ancora spazio. Insomma, non mi dispiacerebbe piantarne altri. Certo, Grease. Sarà fatto.